Svare tutti ragazzi da Mark, bentornati nel mio canale. Oggi su Inazumi no Engo Chronostones, dopo tanto tempo, faccio un nuovo video set. Questo diciamo che ve l'ho proposto io nello scorso video, ovvero nel Heaven's Root numero 4 contro gli Orsi Dorati, nel quale vi feci vedere un giocatore, ovvero Poseidon. Però la sua particolarità è stata che non era utilizzato come portiere, ma come attaccante. Ci tengo a precisare un paio di cose prima di esplicarvi al meglio il set. Per tutti coloro che non hanno una buona conoscenza sul mondo competitivo, in alto a destra, nelle schede video, vi linko il video nel quale vi feci vedere come allenare al meglio i propri giocatori. Lì vi spiego da zero, quindi anche da principianti, come allenare al meglio i vostri giocatori, come suggerisce il titolo stesso del video. Lì vi spiego anche un paio di terminologie che qui darò per scontato, quindi vi invito a cliccare in alto a destra. Chiuso questa parentesi, ritorniamo al nostro Poseidon attaccante. Perché innanzitutto? Allora, a me piace molto utilizzare questi giocatori in altri ruoli in modo tale da rendere più variegato il gioco, perché ormai i giocatori più utilizzati sono quelli e a me piace portare varietà. Non tengo assolutamente nessuna esclusiva riguardante questo set, inteso che non è che l'ho scoperto io, l'ho visto in un video competitivo spagnolo utilizzato, quindi ho voluto utilizzarlo pure io. Ho voluto sperimentare e questo è il risultato e sono molto più che soddisfatto. Allora, il motivo principale per il quale ho voluto utilizzare Poseidon come attaccante è per il suo extra super tecnica, perché sappiamo benissimo che ne è carente moltissimo in Azumi Ringo Chronostones, visto che non lo si può droppare solamente una volta in uno scrigno. Quindi i giocatori che hanno questo extra sono visti quasi come leggendari, essendo presenti in pochi sul gioco. E ormai avendo già il mio portiere, volevo utilizzare Poseidon in un altro ruolo e ho visto che lo si può utilizzare come attaccante. Innanzitutto, ragazzi, convertiamo tutta la libertà, ovviamente nel tiro, per poi avere il malus con la fortuna. Perché, come ben ricordiamo, i portieri hanno le statistiche correlate tra di loro tiro-fortuna, quindi se aumentiamo il tiro diminuirà la fortuna e viceversa. Io, essendo un tipo un poco superstizioso, non volevo aumentare di più la fortuna fino a rendere il tiro 1, in modo tale da aver sì più probabilità di fare colpi critici, ma in questo caso, perché? Questa è la mia domanda. Quindi ho voluto aumentare di più il tiro, visto che sarà un attaccante, è un attaccante. Poi, come potete vedere, ho aumentato la difesa. Di solito gli attaccanti, anzi, non di solito, sempre, gli attaccanti si fanno con l'attacco aumentato. Però io ho voluto utilizzare Poseidon come attaccante difensivo. Non so se esiste questo ruolo, sinceramente. Però non è proprio un attaccante, se vediamo bene lo schema è definito come centrocampista, però è un attaccante, diciamo così, con alta difesa in modo tale da bloccare i tiri da lontano, da bloccare gli avversari attaccanti prima che entrino nella mia difesa. Il ruolo più importante che ricopre e che giustifica il fatto che abbia tanta difesa è il fatto che blocca i difensori avversari. I difensori non hanno molto attacco, quindi Poseidon li contrasta molto facilmente, in modo tale da arrivare subito in porta, e ve lo garantisco, funziona molto. Nonostante quei miseri 6 punti in attacco, Poseidon fa dei valori abbastanza altini, anche per l'attacco. Andremo a vedere tutto dopo, non vi preoccupate. Ho aumentato di più la tecnica piuttosto che la presa. Questo perché? Perché la tecnica, come vi ho detto nello scorso video, vi rimando sempre a quel maledetto video, la tecnica più aumentata e più influirà minormente però sul valore totale di ciascuno scontro, attacco, difesa, tiro e parata. In questo caso non serve tantissima presa, visto che non è un portiere, giocato come portiere in questo caso, quindi ho voluto fare così. E ragazzi, ve lo dico, funziona. Funziona, potete testare pure voi, fate tutti i test che volete, ma funziona. La tecnica aumenta un po', non tantissimo, il valore totale. Poseidon purtroppo è un giocatore molto lento. Io gli ho dato fascia demoniaca, ovvero la fascia che dà molta più resistenza rispetto che la fortuna, e quindi ho ridotto la resistenza aumentando la velocità. Anche in questo caso, però, la velocità dovrebbe essere aumentata di più, perché è lento lo stesso, però non fa niente, così potrebbe pure andare. Ah, la presa di solito ai giocatori non portieri si rende al 100, io ho messo 84, vabbè.
Qualche volta me la manca la palla, però ogni morto è di papa. E poi la fortuna già l'ho spiegata. Come equipaggiamento questo è il migliore. Scarpini notturni che danno molto tiro, 70, fascia demoniaca 75 di resistenza, ciono protettivo 75 di difesa, se no, se volete rendere possibile un attaccante offensivo potete assolutamente fare così, aumentare l'attacco e dare ciondolo distruttivo che dà 75 di attacco piuttosto che difesa. E poi guanti zero. In realtà nei guanti potete dare sia i guanti 0 che i guanti notturni perché danno 70 di tecnica e 10 di presa, oppure il contrario, 70 di presa e 10 di tecnica, ma nello stesso caso voi aumentate la tecnica e quindi ha il malus con la presa, che è la stessa cosa in questo caso. Come spirito da Tukmet, come ben sappiamo, ha lo stesso elemento e ha l'extra più forte degli spiriti guerrieri, ovvero Urlo del guerriero. Come tecnica abbiamo morso del pipistrello, tiro di tipo montagna più forte del gioco, se non secondo a Io sono invincibile. Super tecnica, il motivo principale sinceramente per il quale l'ho voluto utilizzare come attaccante. Corrente nera, la mossa più forte di tipo offensiva montagna, seconda solamente a Spada reale. Muraglia d'Atlantide, anche questa è una mossa di difesa di blocco, seconda solamente acrobazia robotica, e poi montagna più. Questo mi pare ideale. Mi manca un'ultima tecnica, sinceramente avrei pensato a scoccata di balista oppure tripla minaccia, potete dare quello che vi pare. Andiamo al mixmax, ovvero Navan principalmente l'ho voluto utilizzare come aura perché è un attaccante, è di tipo vento, quindi passa a molta velocità, come abbiamo appena appurato. Poseidon è abbastanza lentino e poi impara un altro extra molto utile, metticela tutta. Altro extra che non si può droppare purtroppo se non in un solo scrigno, e quindi anche i giocatori con questo extra sono abbastanza ricercati. Molto semplice il suo allenamento, aumentato di più il tiro fino a rendere la tecnica ad 1, convertendo anche la libertà, aumentato la velocità, ho voluto aumentare di più la resistenza, visto che ormai di presa non serve praticamente quasi a nulla, e poi avrei dovuto aumentare la difesa, però non so perché non l'ho fatto. Poi ragazzi, se volete seguire questo set, aumentate la difesa. Se no, se volete rendere un attaccante offensivo Poseidon, aumentate pure l'attacco a Navan. Come spirito, io ho voluto mettere Zodiaco, però fa schifo, ve lo dico. Non lo mettete. Mettete qualsiasi altro spirito. Sinceramente, pure Musashi andrebbe bene. Oppure un altro Kmet, se lo avete, se volete darlo lo stesso a Poseidon, però secondo me è esagerato. Qualsiasi altro spirito di tipo montagna consiglierei, però ovviamente il gioco potete giocarlo come vi pare, quindi fate quello che vi pare. Qui ragazzi vi faccio vedere un paio di valori totali che sono riuscito a fare. Più di questo non riesce a fare Poseidon, questo è il suo massimo potenziale. Non è tantissimo, lo so, però è un ottimo giocatore, lo dico, è un ottimo giocatore. Se avesse un'altra super tecnica e un'altra metticela tutta al posto di montagna più, farebbe qualcosina in più. O se no, potete fare così ragazzi, settarlo con sudore e lacrime. Sudore e lacrime gli farà fare un altro enorme valore totale. Sinceramente, adesso che ve l'ho detto, ci potrei pure pensare di poterlo variare in questo modo, ci devo provare. E nulla ragazzi, grazie per aver visto il video, noi ci vediamo nel prossimo che sarà una nuova partita. Nelle partite potrete vedere al meglio Poseidon in azione perché lo uso come attaccante fisso. E quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.